Siamo a Fiano Romano, oggi è 30 giugno 2011 e sono con Ercola Miraglia, la prima del festival di quest'anno, giusto? Sì, esattamente, oggi apriamo il Festival Teatro, la quarta edizione del festival, e apriremo appunto con una mostra che già è stata allestita di Martina Donati, con che ha ricevuto tantissime critiche positive sia dal presidente della provincia Zingaretti che detto De Concilis, che è un artista, un pittore che è stato molto presente sul territorio. E questa mostra sarà allestita per tutto il periodo che ci sarà il festival, che appunto apre oggi il 30 giugno. Ecco, se mi introduco, perché ho un piccolo promemoria, ecco, magari tu lo sai perché l'hai organizzato, io ho promemoria. La mostra si chiama Certe Stanze. Sì. Si chiama Certe Stanze, appunto, di Martina Donati, e diceva appunto che sarà qui durante il festival dal 30 di giugno fino al 3 di luglio. Apriremo appunto questa sera con uno spettacolo tutto al femminile, una commedia al femminile, e quest'anno voglio sottolineare questo aspetto, che siamo stati particolarmente attenti nella scelta dei testi, perché ho voluto bilanciare il numero degli artisti donne con gli artisti appunto uomini, perché di solito si va sempre un po'. Infatti, anche in questo... vediamo, queste sono, diciamo, i tutte criteri. Le locandine dei vari spettacoli di questo festival, della quarta edizione del Festival del Teatro di Fiano Romano, appunto. E sappiamo che l'ultima serata ci sarà un ospite particolare, sì, no? Dopo il mio spettacolo, sì, dopo il mio spettacolo ci sarà due ospiti particolari, appunto, che sono due grandi maestri, sono appunto due grandi maestri del teatro, appunto, come avete visto dalla locandina, e Paolo Ferrari appunto e Valeria Valeri, che saranno premiati quest'anno. Ogni anno noi alla fine del festival consuetudine premiare coloro che hanno dato maggiore contributo a quello che è la cultura, e la cultura del teatro ovviamente. E tempo fa uscì uno spot proprio della presidenza del Consiglio dei Ministri, Il Teatro Allunga la Vita, credo che molti l'abbiano appunto visto, dove appunto comparivano anche le immagini di Paolo Ferrari e di Valeria Valeri, nonché di Albertazzi, di Arnoldo Foà e così via. Ecco, Albertazzi fu presente alla prima edizione del festival, proprio il primo personaggio che abbiamo chiamato nel festival. Ecco, infatti, Giorgio penso Albertazzi, come ma non solo lui, perché poi abbiamo avuto anche altri grandi artisti. Infatti, come... volevo chiederti, no, quest'anno ci sarà anche Valeri. Sì, Valeri. Valeria Valeri. Sì, Valeria Valeri, con Paolo Ferrari. Sì. E invece gli altri anni avete anche avuto ospiti? Esatto, appunto, primo in assoluto è stato Giorgio Albertazzi, poi abbiamo avuto Enzo De Caro, Carlo Molfesi, Anna Campori, con una coproduzione che abbiamo fatto come Teatro Aldo Fabrizi, Associazione Scintilla, e appunto Festival del Teatro, che chiuse appunto nel 2007 il Festival del Teatro di Todi, e poi l'abbiamo proposto come nuova produzione con la regia di Marco Simeoli qui. Quindi, dicevo, ogni anno concludiamo con grandi artisti che hanno dato tantissimo appunto al teatro. E l'ultimo spettacolo, anzi parliamo di tutti gli spettacoli, abbiamo appunto oggi questa commedia al femminile, poi avremo Gastone, tratto appunto dall'opera grande del grande Petrolini, e poi abbiamo un'altra opera che è appunto Una volta nella vita, dove vedrà il protagonista un ragazzo che sta facendo adesso una fiction con la Pivetti, che sta andando sulla Rai, che è appunto La Ladra. E alla fine ci sarò io appunto con questa mia produzione, questo spettacolo teatrale multimediale che ho già visto, molto bello, dove appunto ho fuso insieme cioè alla fine uno dice ma cos'è? No, uno ti fa navigare il cervello in altre situazioni. Esattamente. È un non solo diciamo sceniche ma anche mentale, esattamente, no? Lo studio è stato tantissimo, sono stati 9 mesi di ricerca sul testo, sullo studio della mitologia e così via. L'obiettivo era quello di cercare di fondere insieme il teatro con il cinema, quindi è uno spettacolo sperimentale, teatrale, multimediale, e è un pretesto che sia una commedia, perché in realtà è uno spettacolo di denuncia, dove emergono le analogie tra la figura del mito di Eracle con quelle di Cristo, per esempio, e non solo, e c'è tutta questa ricerca del mito. E poi questo spettacolo è itinerante, nel senso che tutte le parti multimediali le ho riprese girando per l'Italia, partendo dalla Valle dei Templi e da Agrigento, fino ad arrivare in Friuli, in Trentino e così via. E ci sarà anche una chicca di Fiano, ci sarà anche una scena girata tanto tempo fa qua a Fiano, che proprio qua fuori, esattamente. Va bene. E invece io volevo chiederti, sì, che tu sei direttore artistico del Teatro di Morlucco. Sì, anche appunto ovviamente. Ci parli un po' della fatica, delle fatiche di tirare avanti un teatro così bello in provincia. Allora, buonasera. Allora, sì, indubbiamente le difficoltà sono tantissime, cioè quelle di cercare di creare una cultura teatrale sul territorio, no, competitiva ovviamente
in senso positivo del termine, con quelle che sono le realtà storiche di Roma. Proprio è recente il fatto che il Teatro Valle, una delle più grandi istituzioni, il teatro di prosa italiana, stia in gravi difficoltà, e nonostante questo noi andiamo controcorrente, nel senso che vogliamo promuovere. Con la finanziaria sono stati tolti un po' di fondi alla, sì, ma vabbè, alla questo, cultura, questa è una parentesi molto molto grande. Diciamo che forse più che quello bisognerebbe cominciare a stabilire nuovi criteri, cioè a valutare di più sul territorio chi si dà da fare in merito al teatro, quelle che sono le realtà emergenti. Ecco, per questo dicevo, insistere sui giovani, i giovani talenti che stanno emergendo, e questo è stato l'obiettivo e il criterio principale di selezione del festival di quest'anno. E quelle che vediamo qua nel festival sono indubbiamente le migliori produzioni che noi abbiamo offerto. Voi avete anche un laboratorio teatrale? Sì, che è diviso per fasce di teatro, di recitazione. Actors Academy, sì, esattamente, perché parte dalla metodologia, diciamo, tradizionale, e però poi arriva la metodo americano, perché ho avuto la fortuna, l'onore e il piacere di lavorare anche con Marilyn Fried, che era la collaboratrice di Lee Strasberg, il fondatore dell'Actors Studios di New York, e adesso è la preparatrice e la coach di Mia Farrow, di Angelica Houston, e grazie anche al suo contributo queste due grandi artiste hanno preso anche l'Oscar. Quindi, avendo lavorato con gli americani, con i russi e con gli italiani, ho potuto mettere insieme diverse metodologie e trovare un metodo che possa essere un po' più univoco in questo senso. E, ecco, queste che ospitiamo qua sono le migliori produzioni, però quest'anno il criterio è stato giovani talenti emergenti e ovviamente, oltre ai giovani talenti emergenti, anche un equo rapporto tra la presenza degli attori, degli artisti uomini con artisti donne. Insomma, le donne non devono essere sempre penalizzate. Allora, un atto concreto, pratico, e lo dimostriamo, insomma, con questa edizione. Senti, noi purtroppo dobbiamo lasciarvi perché il teatro si sta riempendo, anche se siamo all'aperto. E chiaramente vogliamo togliere neanche un po' di spazio alle persone che devono sedere, e anche al nostro direttore che ha da fare per... Va bene, diciamo, adesso ci vediamo fra un po' là sopra che presentiamo il festival. Ringrazio Ercole Ammiraglia e alla prossima intervista.